E rieccoci per un nuovo appuntamento sul mio canale. Bentornati, bentrovati. Questa sera facciamo una intervista a mio avviso strepitosa, perché avremo sul mio canale un personaggio che, oltre a essere un avvocato, è un personaggio, uno scrittore, perché ha scritto un libro molto importante, è una di quelle persone che anche attraverso il padre ha vissuto un'esperienza reale di come tutto quello che in questo momento stiamo vivendo ed è assolutamente di attualità, ha una serie di ripercussioni nel passato e ci può portare le prove di come quello che stiamo vivendo oggi rispecchia un piano architettato molto molto tempo fa. Non stiamo parlando di teorie, ma stiamo parlando di esperienze e dati oggettivi. Fatti che l'avvocato che sto per presentarvi ha vissuto attraverso anche dei documenti trovati e il rapporto con il padre e gli eventi accaduti a suo padre, e questo ovviamente ha dato origine a un libro super interessante e per questa ragione molto osteggiato, che è stato pubblicato nel 2010 la prima volta e poi nel 2017, ma ovviamente ha subito la mannaia della censura. Si chiama L'altra Europa. E la persona di cui sto parlando è Paolo Rumor, insieme a Loris Bagnara, altro autore del libro L'altra Europa. Grazie per essere qui a entrambi e buonasera. Grazie, buonasera. Grazie Leonora. Grazie e grazie a tutti gli ascoltatori, gli spettatori. Allora, io inizierei subito con l'avvocato Rumor in modo che possa esporre la sua esperienza e questo magnifico libro e come anche quello che oggi stiamo vivendo in maniera assolutamente attuale abbia comunque dei forti legami con l'esperienza che suo padre ha vissuto tra gli anni 40 e 50. Lui ce lo racconterà ovviamente meglio. Avvocato Rumor, la mia platea è tutta orecchie e tutta sua, e ci racconti le origini di questa storia e di questo libro. Volentieri. Allora, faccio un'ambientazione storica. Il libro che ha il titolo L'altra Europa è uscito, come lei ha detto, con la prima edizione della Hobby Work nel 2010 e con la seconda della Panda del 2017. È stato scritto da me con la collaborazione del politologo Giorgio Galli, che è morto da poco tempo, e dello storico Loris Bagnara, che è qui con noi. Ecco, io ho deciso di scriverlo perché non andassero perse alcune conoscenze storiche che ritengo importanti. Notizie che mi sono state trasmesse da mio papà quando ero giovane, assieme a un certo corredo di documenti scritti. Quei documenti lui li aveva ricevuti da Maurice Schumann, lo statista francese che aveva conosciuto svolgendo le attività che ha compiuto negli anni che vanno dal 46 al 53, 1946, cioè quando venivano impostate le fasi iniziali di quel lungo complesso insieme di realizzazioni che sarebbe sfociato infine nella futura Unione Europea. E questi sono i fatti. Siamo nel 46. Al tempo della presidenza De Nicola, e mio padre viene scelto da De Gasperi, che allora era ministro degli esteri del governo Parri, per rappresentare l'Italia assieme ad altre persone esperte di vari argomenti istituzionali in una delle commissioni che dovevano stabilire alcune questioni di commercio nell'ambito dei rapporti tra stati europei. A De Gasperi il nome di mio padre era stato fatto da Monsignor Giovan Battista Montini, quello che poi sarebbe divenuto Papa Paolo VI e che lo conosceva. In effetti la Chiesa collaborava indirettamente a questi studi. In quel periodo la scelta di queste persone non avveniva per mezzo dei partiti o di enti governativi, ma per tramite del Quirinale, cioè del capo dello Stato, ossia in modo fiduciario. Soltanto più tardi si è passati alla nomina elettiva, mi sembra nel 57, con l'istituzione della CE, della Comunità Economica Europea.
I membri di queste commissioni si incontravano in varie località, sia in Italia che in Europa. A quel tempo, infatti, non esisteva una sede fissa e non si parlava nemmeno di Unione né di Europa, in quanto questa non era ancora una meta in programma. In realtà, il modo con cui alcune nazioni del vecchio continente, dopo la guerra, hanno costruito un'intesa politica ed economica sempre più complessa, gradatamente allargandola poi alle altre nazioni, è stato un percorso lungo, laborioso, per nulla scontato. Come prima tappa, nel 1951 è stata istituita la CECA, cioè il Trattato sul Carbone e l'Acciaio, le cui fonti di approvvigionamento erano state uno dei motivi scatenanti dei conflitti fra la Francia e la Germania. Esso ha coinvolto, questo primo trattato, ha coinvolto la Germania, la Francia, l'Italia, l'Olanda, il Belgio e il Lussemburgo. Poi nel 1952 questi sei paesi hanno costituito il trattato sulla difesa. Nel 1957 gli stessi hanno creato l'Euratom, la Comunità Europea per l'Energia Atomica. Nello stesso anno hanno firmato il Trattato di Roma, che ha costituito la Comunità Economica Europea. Nel 1973 aderiscono a questa Comunità Economica la Danimarca, l'Irlanda e l'Inghilterra. Nel 1979 entra in vigore il sistema monetario. Dall'81 all'86 si aggiungono Grecia, Spagna, Portogallo. E il 1 gennaio 1993 nasce il MEC, cioè il Mercato Comune Europeo, ossia la libera circolazione delle merci negli Stati europei. Il 1 novembre di quell'anno avviene a Maastricht la fondazione della vera e propria Unione e nel 2000 entra in vigore la nuova moneta comune, l'euro. Per concludere, entro il 2015 si aggregano quasi tutti gli stati che facevano parte del blocco sovietico e perciò in questo momento si può parlare di un'Unione Europea quasi completa. In sostanza, volevo mostrare che l'Unione è stato un itinerario piuttosto vario, le cui tappe non erano affatto prevedibili nel modo in cui si sono effettivamente realizzate. Tuttavia ricordo un particolare che mi ha colpito quando mio papà ci raccontava a casa di quel lavoro negli anni 60. Io allora ero un ventenne, lui aveva cessato da molto quell'attività. Diceva che dopo la guerra, quando le commissioni compivano i primi studi, nessuno poteva prevedere quale percorso avrebbe svolto quell'impresa, a quale risultato avrebbe portato. Invece gli studiosi che si incontravano per delineare le basi essenziali sulle quali incardinare le numerosissime problematiche riguardanti i principali interessi comuni fra le nazioni, questi studiosi si accorgevano che esisteva già un filo conduttore, come se questo fosse nato da precedenti intese o studi. Qualcuno in sostanza si era occupato tempo addietro, di queste problematiche, aveva elaborato programmi, individuato soluzioni. Gli studi concernenti le questioni commerciali, civili, monetarie, seguivano una trama che sicuramente era stata istruita, studiata in tempi precedenti. Mio padre si è interessato a questi lavori per qualche periodo dopo il 46, ma sostanzialmente verso il 48 si è limitato a fornire un appoggio minore perché aveva cominciato la presidenza della Camera di Commercio qui a Vicenza. C'erano diversi italiani che partecipavano a questi studi. Ricordo i nomi di Cesare Merzagora, di Ivanoe Bonomi, mi pare Umberto Pelle, altri li ho scritti ma erano diversi in sostanza. Durante questi incontri mio padre conobbe lo statista francese Maurice Schumann, come ho detto.
va tenuto presente che nel periodo storico di cui si parla e anche più tardi erano alla ribalta due personaggi politici francesi che portavano il nome di Schumann, un Robert e un Maurice. Erano omonimi ma non parenti e nemmeno conterranei e avevano svolto ruoli istituzionali differenti anche se spesso si occupavano di materie simili. Di fatto Robert è considerato uno dei padri fondatori dell'Unione, perciò non li si deve confondere. Ora, tra il mio genitore e Maurice Schumann si era stabilita una certa cordialità e dopo qualche tempo, nel 1948, questi lo mise al corrente che l'organizzazione di quegli studi era stata preceduta da una lunghissima storia che è durata secoli, anzi millenni. In sostanza, egli sosteneva, ma dimostrava anche con corredo di documenti, che esisteva in quel periodo, cioè alla fine della guerra, come immagino che esista anche adesso, una struttura nascosta di individui che appartiene a un corposo organismo il quale dice di essere in funzione dall'incredibile antichità del 10.500 avanti Cristo. Esso avrebbe operato fino all'esordio dell'era cristiana nell'area che gravita sul bacino meridionale del Mediterraneo e successivamente a quel periodo anche nelle regioni europee. Nei secoli trascorsi, questo organismo, dice Schumann, avrebbe sempre agito all'interno delle strutture civiche dei popoli, ma la sua reale identità sarebbe rimasta indistinguibile. È la classica formazione che ordinariamente viene chiamata quinta colonna. Essa si sarebbe attivata alla fine della guerra per mezzo del suo tramite, Maurice Schumann, appunto, stimolando le iniziative che erano necessarie per avviare quel complesso progetto confluito molto più avanti nell'Unione Europea. Un disegno intenzionale che fin dagli esordi andrebbe perciò attribuito a quel gruppo di persone. In effetti, sarebbe proprio questo l'organismo che aveva elaborato gli studi esistenti ancora prima della guerra, e i suoi membri venivano indicati come i precursori. Una volta messo in azione il meccanismo iniziale dei lavori, si parla di qualche anno, quei primi protagonisti hanno ceduto via via il passo ai rappresentanti incaricati da ciascuno Stato e buona parte di loro è rientrata nell'ombra. Di questi la cronaca ufficiale non ha mai parlato, come riferiva mio padre. Come ho anticipato, nei documenti forniti da Schumann a mio papà erano elencate le persone che nel corso dei secoli hanno aderito alla struttura che avrebbe dato l'impulso iniziale alle tappe dell'Unione. Questa compagine di persone custodisce il ricordo di una asserita primaria civiltà urbana, umana cioè, esistita nel decimo millennio avanti Cristo, che era presente, secondo lui, non solo nel Mediterraneo, ma anche in altre località del pianeta. Di queste località, Schumann aveva consegnato a mio padre alcune piante geografiche che raffiguravano tratti di costa, isole, fiumi. Gli aveva dato anche delle planimetrie relative a un ambiente sotterraneo nel quale nel 1800 furono trovate delle tavolette di gesso con delle parole incise che sono state tradotte da alcuni esperti. Qualcuno di questi disegni io li avevo ricopiati a casa in carta a carbone quando abitavo ancora con mio papà. Allora non esistevano le fotocopiatrici e si sono rivelate come raffigurazioni di quei siti geografici che ho anticipato. L'architetto Loris Bagnara, uno storiografo di Faenza che io avevo contattato per decifrare questi documenti,
ha individuato, fra gli altri, nel disegno principale, il sotterraneo della Sfinge di Giza, quello che si trova al Cairo. In conclusione, vi sono buoni motivi, non dico che sia la verità, ma mi spendo per dire buoni motivi, per ritenere attendibile almeno il racconto di Schumann, e questo per i motivi che fra poco dirò, cioè l'esistenza ai giorni nostri, quindi non solo nel passato, ma proprio nel presente, ai giorni nostri, di una struttura sociale che si autodefinisce molto antica, anche se io non possiedo le prove oggettive della sua reale datazione, e che si sarebbe mantenuta in qualche modo attraverso secoli e millenni, conservando la memoria delle proprie affermate, asserite origini. Io parlo di attendibilità, non mi spingo ad essere più ottimista. Quell'organismo sarebbe stato sufficientemente vitale nel secolo scorso per avviare il percorso che ha prodotto per gradi l'Unione Europea, nascondendosi dietro l'apparenza di una veste ufficiale. Cioè, in sostanza, l'Unione, negli intendimenti di quel gruppo di persone che aveva concorso a realizzarla, l'Unione Europea vorrebbe essere la riattualizzazione del primo organismo sociale esistito nel bacino del Mediterraneo, nei luoghi indicati dalle mappe sopra indicate. In questa visione storica e con queste premesse, nelle quali gli aspetti della realtà si mescolano evidentemente ad elementi di mitologia, ci troviamo di fronte a una federazione, l'Unione Europea, che a certi livelli sembra avere subito l'influenza di retaggi arcaici o quantomeno di persone che sostengono questo retaggio. L'elenco dei personaggi che compaiono nell'incartamento fornito a mio padre, da Schumann, è stato studiato dai collaboratori del libro e mostra che si tratta di persone indubbiamente singolari, sia quelle del tempo passato che dei tempi recenti. Ciascuna persona si distingue per una spiccata, io dico, personalità. Sono figure eterogenee, caratterizzate da attitudini che le pongono ad operare nella scienza, nella ricerca, nel pensiero. È gente di marcata intelligenza, di inclinazioni non comuni, ma anche scienziati, politologi, politici e poi artisti, scrittori, intellettuali, perfino industriali, professori universitari, esoteristi, membri di casate nobiliari e ancora filosofi, papi, geografi, consiglieri di sovrani, qualcuno è un vescovo, ci sono ebrei talmudisti, rabbini, matematici, cabalisti, utopisti e perfino rivoluzionari. L'incartamento Schumann è esplicito nella dimostrazione che queste persone vivono tra noi, e questo è il fulcro di tutta questa dissertazione. Cioè, non stiamo parlando solo del passato, ma anche del presente. Persone che vivono tra noi sono indistinguibili dagli uomini ordinari, partecipano attivamente alla civiltà odierna, nella quale sono coinvolti sia individualmente che come cellule operative nei punti chiave dell'organizzazione sociale, ed è la classica disposizione dello spionaggio politico ed economico. Perché questo? Perché in questo modo concorrono a formare la volontà delle istituzioni politiche, cioè sono delle cellule inserite negli ambienti dove vengono prese le decisioni politiche, indipendentemente dal partito, dall'ideologia. Loro sono lì e ogni tanto
fanno in modo che una certa decisione politica venga caldeggiata o assunta addirittura. In sostanza, il racconto di Schumann è un inestricabile amalgama di mito e realtà, il cui significato complessivo lascia un senso di indefinibile inquietudine, almeno io mi permetto di dire questo. Dopo questa concisa esposizione faccio una sintesi delle notizie che ho dato e le corredo con alcuni elementi che recentemente sono stati forniti dalla ricerca scientifica, anche se con questo invado un po' il campo dell'amico Loris. L'Egitto dei faraoni è sempre stato considerato la prima civiltà del pianeta. Iniziata, come affermano gli storici, nel 3150 a.C. col primo sovrano Narmer. Essa è stata preceduta da una fase predinastica iniziata nel 3900. Le piramidi che sorgono a Giza sono state attribuite sempre a questa civiltà e vengono datate fra il 2550 e il 2480 a.C. Tuttavia, in anni recenti, in questi ultimi anni, la costruzione di queste strutture, delle piramidi e della Sfinge, è stata retrodatata con criteri scientifici attendibili, cioè mediante l'analisi al carbonio 14 dei pollini e dei residui organici rinvenuti tra i blocchi interni delle costruzioni, e quindi adesso l'edificazione di quei manufatti viene collocata a 12.500 anni fa, cioè al 10.500 avanti Cristo. Questa datazione è stata confermata da tre laboratori di paesi diversi, indipendentemente l'uno dall'altro. E questo significa che la civiltà egizia è stata preceduta da un'altra civiltà assai più antica. Un elemento questo che concorda con il racconto dello statista francese Schumann e ne avvalora l'attendibilità. E naturalmente questo spostamento di data ha causato uno spaesamento negli ambienti dell'archeologia ufficiale, soprattutto fra le autorità egiziane che lo considerano un attentato alla loro identità storica. Di questo argomento può parlare ovviamente con maggior competenza l'amico Loris Bagnara, coautore del libro. E io mi limito ad aggiungere adesso che anche altri ricercatori hanno recentemente condiviso l'opinione che una civiltà umana abbia popolato varie zone del pianeta in tempi molto più antichi dei Sumeri e degli Egizi. Quell'antecedente comunità, se effettivamente esistita, forse, probabilmente, è stata disgregata dagli sconvolgimenti che sono sopravvenuti alla fine della deglaciazione e che si sono protratti circa fino all'8000 a.C. Perciò è teoricamente possibile che attraverso quel lunghissimo arco temporale siano filtrate fino a noi tracce di memoria conservate da ambienti iniziatici. Inevitabilmente queste memorie, queste vestigia, sono incrostate da sovrapposizioni psichiche, come sempre avviene, cioè hanno potuto attraversare millenni come accade per i prodotti mitologici che si avvalgono dei simboli dell'inconscio. In sostanza si sono trasformate in mitologia. Resta da capire se ciò è stato un processo naturale, come avviene normalmente, o se quella veste mitologica, e mi riallaccio a quel racconto che fa ai racconti di Schumann, è stata appositamente scelta come una sorta di veicolo temporale, una sorta di capsula del tempo studiata da persone intelligenti che conoscono lo spirito umano, il modo di
ragionare dell'uomo. Ed è quel racconto che alcuni personaggi chiave dei fautori dell'Unione Europea, tra loro collegati con quella filiazione dissimulata che ho detto, hanno rivelato a mio padre per tramite di Monsieur Schumann. Mi avvio verso la conclusione. Analizzato attentamente nelle sue molteplici componenti da persone esperte, come sono quelli che hanno scritto la seconda edizione del libro, il materiale di Schumann merita molta attenzione. Esso configura un'incredibile serie di interferenze fra la storia passata e quella odierna, e nel complesso appare verosimile. Lo scopo del libro è appunto di far conoscere al pubblico questo singolare mondo sotterraneo, lo definisco così, che dice di essersi attivato per dare impulso all'iniziativa di riunire i popoli europei e poi è rientrato discretamente nell'ombra. Esso, questo mondo sotterraneo, potrebbe avere la capacità effettiva di essere un protagonista della storia, come in realtà sembra essere accaduto. E stando a quanto viene narrato, continua anche ad accadere nel mondo contemporaneo per mezzo della sua compagine associativa. In effetti, nel testo ho descritto in che modo e con quale apparato organizzativo questo avviene, anche indipendentemente dalla struttura dell'Unione Europea. In realtà ciò succedeva verosimilmente anche nel passato, cioè è sempre stato così. Questo organismo da millenni ha continuato a comportarsi in questo modo, perciò ha continuato a influenzare la storia. Il terzo autore del libro è lo storico e politologo milanese professor Giorgio Galli, che è recentemente scomparso, si è soffermato appunto sugli aspetti attuali dell'Unione Europea e su quanto sta avvenendo in questo scorcio di tempo. È una crisi che i precursori dell'Unione non avevano previsto, né potevano farlo. In effetti la grande impalcatura europeista subisce al presente in tutti i modi possibili gli attacchi di un sistema economico di portata globale e il suo futuro non è così sereno come appariva solo alla fine del secolo scorso. L'uomo comune non si accorge di questo, non possiede nemmeno la preparazione mentale per farlo. L'idea di Europa in sostanza è divenuta un simbolo, è la battaglia tra l'umanesimo e il capitalismo e dal suo esito, dall'esito di questa lotta dipenderà l'avvenire stesso della civiltà come la conosciamo. Ma questo è un altro argomento e non riguarda il nostro libro. Ecco, io credo di aver riassunto in questo modo quello che mi sono trovato a svolgere in questa vicenda e spero che di essere stato abbastanza chiaro. D'altra parte non volevo stancare i miei ascoltatori con dei discorsi più particolareggiati che in questa sede forse non hanno importanza. Certo. No, avvocato, lei è stato chiarissimo, assolutamente. Io mi chiedo, grazie alle informazioni che lei ha avuto modo di analizzare, grazie a questi documenti, grazie alla sua esperienza anche di figlio di un personaggio inserito così tanto, io direi, tra chi sta facendo la storia, comunque con un rapporto in prima persona, quanto questo tipo di esperienza oggi come oggi le permetta di vedere in maniera critica proprio la realtà che stiamo vivendo. Si parla tanto del fatto che ci sia un'elite di persone che in qualche modo indirizza la politica, indirizza l'economia, indirizza la storia, e per qualcuno questo è
quasi una favoletta, un modo di giustificare le cose. Questa struttura, quanto è sovrapponibile a quello che oggi si vede come poche persone che però vedono e prevedono quello che sta accadendo o in qualche modo tirano i fili delle realtà e dei fatti, degli eventi che viviamo? Guardi, questa struttura ha tirato i fili per moltissimo tempo, non sappiamo con quale effetto reale, ma abbiamo motivo di pensare che abbia avuto effettivamente una parte importante nella storia. Questo per quanto riguarda il passato. Prima ho accennato al futuro dell'Unione, e in sostanza al futuro dell'umanità, e ho accennato al capitalismo. Io purtroppo vedo che il capitalismo sta trionfando. Dico purtroppo perché è un capitalismo che divora la civiltà, divora l'uomo, si serve dell'umanità. Non è un capitalismo a dimensione umana. L'avvenire non è più tra nazioni o unioni di nazioni. L'avvenire è tra chi detiene il capitale, e non sappiamo chi sia, e la capacità dell'uomo di accorgersi di questo e di reagire. Non voglio essere né pessimista né ottimista, ma la cosa deve essere presa con molta serietà. Ecco, stanno accadendo cose che non erano prevedibili nemmeno 30 anni fa. Di questo ci sono libri che parlano, ne accennavo anche con l'amico Loris, gli scrivevo tempo fa per dirgli qualcosa su questo argomento, perché mi preoccupa molto. Io credo che l'umanità si trovi in un punto di, in una stretta importante, cioè deve riuscire a liberarsi dal condizionamento del denaro. Denaro inteso in maniera distruttiva, non in maniera costruttiva. Ecco, noi dobbiamo ricostruire l'umanesimo, recuperare l'umanesimo. Una cosa che se non facciamo non avremo futuro, ecco, questo mi sento di dirlo. Beh, sono molto d'accordo, anche perché l'umanesimo implica rimettere l'uomo al centro. Invece sì, indubbiamente. Che sta capitando è il contrario, no? Metterlo sempre più da parte in funzione sì, di qualcosa. Indubbiamente. Sì, e sì. Snaturarlo, snaturare le caratteristiche sì. umane, no? E quindi sì. anche andare verso il transumanismo. Sì. Sì, ma in effetti, vede, l'Europa è proprio questo, sta vivendo quello che lei ha detto, sta vivendo una lotta mortale tra chi pensa in termini di umanità, di nazione, e chi pensa in termini monetari. È una lotta mortale, non è sottovalutabile. Io credo che le giovani generazioni debbano essere molto più attente a questo. Le aspetta un avvenire piuttosto duro, direi, e non so se sono psicologicamente preparate per questo. Ecco, mi sembrano molto, molto distratte. Ecco. Comunque. Io penso che un aspetto, non so se lei è d'accordo, che viene spesso sottovalutato, è quello che all'interno di questa, io la posso chiamare elite, ma se parliamo del passato, di questa struttura, non necessariamente sempre tutti sono stati d'accordo. Cioè io immagino che anche all'interno di questo gruppo ci siano state spinte diverse per ottenere obiettivi anche leggermente diversi. Quindi anche questa
direzione che sta prendendo l'Europa adesso. Io, leggendo il suo libro, mi è sembrato di capire che lei rivedeva nell'elenco dei nomi di Schuman riportati tutte persone con un impulso umanistico, cioè costruttivo, produttivo, nei termini di una realtà umana, comunque non snaturata. Ma no, poi le cose capisco. Sì, indubbiamente, no, è come dice lei, sì, è come dice lei, ma quello che dicevo prima è che questa consorteria, queste persone indubbiamente qualificate, a me non sembra, si sono scontrate con qualche cosa che non era prevedibile, cioè uno snaturamento della società umana, un condizionamento della volontà umana per tramite dei fattori capitalistici, e nel capitalismo inserisco anche il marxismo perché sono la stessa cosa, che non so se sono capaci di capirlo, di reagire soprattutto. Ecco, io me lo auguro ovviamente, ma stiamo passando attraversando un periodo, un piccolo medioevo, ecco, mi permetta di fare questa osservazione. Comunque voglio essere ottimista, almeno bisogna essere ottimisti, ecco. Sono d'accordo, anche perché comunque gli spunti di riflessione ci sono, è un periodo in cui ci sono tante informazioni, anche quelle che prima erano occultate e comunque censurate. È vero che è un periodo in cui la censura va alla grande, soprattutto in questa epoca Covid, però nello stesso tempo ci sono tante informazioni in circolazione che possono aiutare le persone perlomeno a farsi delle domande e tentare di ragionare con la propria testa, e quindi mettere un po' in crisi un certo sistema di credenze che ovviamente porta la realtà in un'unica direzione, quindi magari evitare di focalizzarsi troppo su un certo aspetto della realtà che ci vede volti più a comprare sempre l'ultimo modello della macchina, del cellulare o di qualcosa che viene pubblicizzato, e molto meno magari a guardare le proprie reali esigenze come entità, come essere umano, no? Che può essere, certo, magari le relazioni o altro. E certo, io credo che informazioni come quelle che vengono donate al pubblico attraverso dei libri come L'altra Europa o le sue conferenze, insomma, interviste, eccetera, possono veramente aiutare le persone a iniziare un percorso che implica la riappropriazione della propria umanità che si sta un po' perdendo. Sì, sì, la riappropriazione, ha detto giustamente, dell'essere umano, il che significa comunque mettere prima in discussione quello che si è, che si pensa, che si fa. Ecco, perché se uno non si mette in discussione, se uno non ragiona, non arriva da nessuna parte. E ho l'impressione che i giovani debbano imparare di nuovo a ragionare. Ecco. Sono d'accordo. Questa trasmissione può servire a questo, sì. Beh, sono portati a ragionare molto poco, perché il bombardamento anche di immagini, pseudo informazioni che si trovano utilizzando social, che ovviamente non hanno una reale struttura informativa, ma sono piccole frasi, immagini, eccetera, o videogiochi, è tutta una realtà con la quale i giovani si trovano ad avere a che fare tantissimo, che non è certo costruttiva rispetto al proprio spirito critico, no? Non sviluppa una visione critica della realtà. E c'è un obiettivo specifico, secondo me, evitare che le persone ragionino troppo con la propria testa, perché se ragioni non fai quello che ti dicono in maniera acritica, ma valuti se è il caso o no. Quindi diciamo che trasmissioni come queste o testi come il suo dovrebbero aiutare proprio a farsi appunto qualche domanda e cominciare a vedere la realtà da un punto di vista differente. Indubbiamente, sì, indubbiamente. Io intanto la ringrazio tantissimo e passo un attimo a Loris, che è stato super trascurato, scusami Loris. No, assolutamente, assolutamente. Mi sono perso un po'
pochino con l'avvocato Rumor. Certo. No, prima di magari di dire due parole su quello che è stato il mio contributo specifico al libro, volevo ricollegarmi all'ultima questione che ha trattato Paolo, l'avvocato Rumor, a seguito della tua domanda, perché immagino che il lettore, l'ascoltatore di questa trasmissione, si chieda se la struttura di cui parla il nostro libro è quell'organismo che in qualche modo sta pilotando la storia esattamente in questo momento e sta facendo quello che sta avvenendo in questo momento. E sappiamo bene di cosa stiamo parlando, perché tu, Leonora, ne hai parlato moltissimo nel tuo canale e sì, in altri canali che anche io stesso ho frequentato, frequento assiduamente, se ne parla molto. E quindi la domanda in qualche modo credo che tutti si facciano è questa. E qualcosa prima ha fatto capire Paolo, ma voglio richiamarmi più specificamente ad un'idea, ad un contributo che ha scritto il nostro compianto coautore Giorgio Galli nel suo contributo appunto alla seconda edizione del libro, dove metteva per l'appunto in risalto il fatto che, a suo avviso, questo progetto di Unione Europea è in qualche modo è andato snaturato, è andato a morire. In qualche modo il senso di quello che stava dicendo prima l'avvocato Rumore era anche questo. Ad un certo punto è successo qualcosa che ha snaturato l'originario progetto dell'Unione Europea voluto dalla struttura. Possiamo probabilmente collocare questo decadere, non voglio dire dagli inizi, ma perlomeno dagli anni 60-70 sicuramente. Qualcosa a un certo punto è accaduto ed è nel palcoscenico della storia è subentrata una forza che ha pilotato le cose in maniera leggermente diversa e ha fatto sì che il progetto dell'Unione Europea, ad esempio, non fosse più quello che doveva essere nell'ottica di quelli che l'avevano concepito. Era tutta un'altra cosa il progetto dell'Unione Europea, era un qualcosa che doveva includere nella sua unità politica, ad esempio, anche il bacino del Mediterraneo. Quindi doveva vertere sul Mediterraneo esattamente come quell'antica civiltà antidiluviana da cui proveniva per appunto la struttura, esattamente quel bacino su cui era incentrata quell'antica unità politica del passato. Però è successo qualcosa che ha fatto sì che l'Unione Europea invece fosse una compagine dimezzata. È successo qualcosa che ha fatto sì che il Mediterraneo sia diventato una barriera anziché una piattaforma comune in cui i popoli di lingue, culture e religioni diverse potessero interagire e convivere pacificamente e proficuamente. Lo vediamo adesso che cos'è il Mediterraneo, è un luogo che praticamente ci porta frotte di immigrati o migranti, come li vogliono chiamare adesso, che rischiano di venire a creare problematiche di carattere sociale nell'Europa. Con questo non si vuol dire che non dobbiamo essere aperti ai flussi migratori, tutt'altro, non è certamente questo che intendo dire, ma il modo in cui sta avvenendo che può costituire una destabilizzazione per l'Europa. Questo per dire che mi voglio ricollegare espressamente a tante tematiche che tu hai trattato nei tuoi canali, quelle che relative a dove ci ha portato il globalismo, dove ci ha portato certe forze che tu chiami Deep State, tu e tanti altri autori che tu ospiti, certo, chiamiamo in questo modo, per dire che ad un certo punto altre componenti, altre forze sono intervenute, hanno snaturato un progetto che era molto più antico, che andava in una certa direzione. E al momento, a mio avviso, ed è quello che lascia capire che Galli nel suo contributo, a mio avviso altre componenti che sono essenzialmente d'oltreoceano, quindi fanno parte, diciamo, di un blocco anglo-americano sostanzialmente, e hanno portato la storia in altre direzioni e stanno probabilmente portando avanti finalità e progetti sociali e tecnocratici che purtroppo i cui effetti iniziali, credo, perché il loro progetto vorrà spingersi ancora molto, molto più avanti, speriamo certamente di no, ma stiamo vedendo tutti in questo momento dove, in che direzione stanno portando questa compagine l'umanità, il mondo. Quindi questo per dire che io vedo una sorta di divisione, una cesura a un certo punto fra quella che è stata la storia plurimillenaria di questa forza che nel libro chiamiamo struttura e invece quello che sta accadendo adesso. Non è proprio esattamente tutta la stessa cosa.
Per questo che io mi chiedevo prima se all'interno della struttura, adesso parliamo proprio di struttura, ci fossero degli obiettivi differenti e delle differenze di opinione. Magari per un periodo ha prevalso un certo tipo di approccio sulla umanità, diciamo così, perché comunque stiamo sempre parlando di una piccola parte che decide e gestisce come devono andare le cose. Quindi comunque anche in maniera positiva, per carità, ma è sempre questo che vediamo, no? Un tessere le fila della storia. Io mi chiedo questo perché, ti dico, la mia percezione è che, adesso andiamo all'argomento più attuale, cioè di quello che tanto viene detto deep state, secondo me anche su questo benedetto deep state c'è molta confusione, nei termini in cui non credo affatto che sia una unità coesa, i cui intenti sono identici per tutti, ma credo che ci siano più volontà e soprattutto almeno un paio di fazioni all'interno delle quali c'è di tutto e di più, per cui anche lì è difficile definirle, ma che hanno approcci abbastanza diversi e che nel momento in cui si scontrano noi vediamo solo tanta confusione, non identifichiamo esattamente. Per cui anche il fatto che ci sia un progetto che parte con una direzione e poi viri mi fa pensare, a me personalmente, che possa esserci anche all'interno di questa struttura quello che io ravviso oggi nel Deep State, cioè più spinte, non necessariamente unidirezionale. Guarda, dopo possiamo sentire anche il parere dell'avvocato Rumor, ma io sono perfettamente d'accordo con te, perché come tutte le realtà umane è difficile pensare a realtà che siano assolutamente monolitiche e indirizzate all'obiettivo in maniera senza deviare o senza avere molteplici spinte divergenti. E fra l'altro è una cosa concreta che si può dire proprio sul materiale che abbiamo trattato nel libro, è che la struttura si articolava in diversi livelli, in tre livelli quantomeno. C'era il livello consultivo, che è il più basso, e poi dopo diremo due parole in più magari, è quello che è l'unico livello di cui conosciamo veramente i nomi, perché gli altri livelli non conosciamo i nomi. Quindi il livello consultivo è quello dei collaboratori, diciamo così, della struttura. Poi c'era un livello operativo, che in tempi recenti aveva anche preso il nome specifico di contingente americano, e già questo ci porta nell'area anglo-americana, per l'appunto, nell'area atlantica. Contingente americano, ricordiamoci. E poi c'è il livello direttivo, il livello di quelli che effettivamente deliberavano, del quale non si sa assolutamente nulla, non conosciamo un solo nome del livello deliberativo. Ma possiamo immaginare che, appunto, ripeto, come tutte le entità umane siano state animate al loro interno da differenti visioni, differenti progetti specifici che a un certo punto, magari adesso nel corso della storia, e quello che può essere accaduto secoli e secoli fa, in qualche modo è stato filtrato da quello che è accaduto, non possiamo renderci conto del dibattito, voglio dire, che ci può essere stato a quei tempi, ma probabilmente un dibattito, una certa appunto non monoliticità ci deve essere stata sempre, e in particolare in questo momento, secondo me, tante cose sono venute a, come dire, a divergere, ad aprirsi, e ripeto, ritorno sul discorso del contingente americano, perché per appunto negli stessi documenti per appunto di Rumor, passati da Schumann al padre di Paolo, si citava questa struttura, di questo organismo, che era quello deputato a mettere in atto determinate operazioni concrete. Qui non stiamo parlando di cose astratte, ma proprio determinate operazioni di carattere politico, militare e anche terroristico, perché ad esempio l'uccisione di Enrico Mattei sarebbe stata imputata ad una cellula coordinata, mossa per l'appunto da questo contingente americano, che ovviamente Enrico Mattei poi potrà dire, se vuole, ovviamente qualcosa di più l'avvocato, perché ne sa al riguardo più di me. Enrico Mattei dava sicuramente fastidio, molto fastidio per la sua politica tramite l'ENI, per la sua politica di indipendenza energetica dell'Italia, anzi non solo indipendenza, ma addirittura aveva proprio cominciato a sfidare apertamente il predominio delle sette sorelle in campo petrolifero in giro per il mondo. Questo dava evidentemente molto fastidio, perché l'Italia, si prevedeva per l'Italia ancora un destino ancora lungo a venire di sudditanza nei confronti dei vincitori della Seconda Guerra Mondiale. Quindi non era per nulla ammissibile
una situazione di quel genere lì. Quindi Enrico Mattei fu fatto fuori, spiambeno, mai assodato. A quei tempi si voleva negare che fosse stato un omicidio. A questo punto ormai è assodato anche a livello processuale che fu un omicidio, un attentato, ma nei documenti di rumor si citano anche, si dice anche espressamente che il mandanti, che la cellula operativa fu mossa, fu manovrata per appunto da questo braccio operativo della struttura, denominato per appunto contingente americano. Si fanno anche i nomi di quelli che sarebbero stati gli operatori veri e propri, non i nomi veri all'anagrafe, ma i nomi diciamo in codice, e guarda caso sono nomi che vanno a pescare nella tradizione egizia. Un nome è Socar, un altro nome adesso, Socar è un nome di una divinità dell'antico Egitto. Quindi questo per dire che un po' tutte queste tematiche mitologiche, storiche e di attualità si intrecciano in un groviglio veramente affascinante, è appassionante aver messo mano a questa materia. Quindi per concludere il discorso, sicuramente secondo me c'è stata una divergenza di un certo punto nel progetto, nell'attuazione del progetto, che ha portato in qualche modo al decadimento di quella che era un'idea iniziale e al sopraggiungere, al prevalere di altre componenti, di altre forze, che sono quelle che stiamo, secondo me, prevalentemente vedendo in atto al momento, ma che, diciamo, l'impulso si può forse individuare nell'inizio del globalismo negli anni 70, quando sono cominciate ad emergere certe tematiche sul siamo troppi, consumiamo troppo, l'ecosostenibilità, che sono tutte tematiche che lo vediamo bene adesso quanto sono pilotate per cercare di condurci completamente pilotate, di condurci in porto. Senti, ti ringrazio intanto per questo ampliamento di quello che in realtà stavo dicendo. Ovviamente con te gli argomenti sarebbero tantissimi, perché tu ti muovi anche nell'ambito archeologico, che è un'altra area super pilotata, perché credo che ormai per chi mi segue un po' abbia capito che si vuole raccontare una storia, e quindi tutti i dati che in realtà si discostano e portano prove che non sono corroboranti rispetto alla narrativa che si vuole proporre vengono insabbiate, cancellate o nascoste o insomma osteggiate quantomeno. Certo. Quello che diceva l'avvocato è chiarissimo, cioè che si vuole raccontare che la prima civiltà sia quella egizia, quando ci sono prove dappertutto che insomma c'è qualcosa di molto precedente, e non è solo il discorso di Gobekli Tepe, che io ho a lungo, di cui ne ho parlato a lungo anche con un'intervista legata all'archeoacustica, che è un altro aspetto molto interessante di alcuni siti archeologici. Ma io credo che tu in tutti i tuoi libri ti sei occupato anche tanto dell'Egitto, ma non solo, abbia avuto tonnellate di prove di quanto sia esistita una civiltà che a noi viene completamente nascosta o occultata, con perlomeno alte competenze sia tecnologiche ma anche sociali, cioè con una struttura sociale assolutamente avanzata. Sì, non so se si possono parlare di prove, perché la parola prova è una parola grossa, chiaro, però gli indizi sono numerosissimi, sono convergenti, tanti autori hanno portato alla luce molti indizi, ed è possibile, diciamo così, ricostruire almeno in parte un certo quadro, e per cui diventa sempre meno sostenibile l'idea che per appunto la civiltà sia sorta così all'improvviso nel terzo o quarto millennio avanti Cristo, con civiltà che già denotavano un altissimo livello di avanzamento culturale e anche tecnico. I Sumeri, gli antichi Egizi, gli Egizi hanno dimostrato appunto, l'avrebbero dimostrato con la costruzione delle tre piramidi, che sono state per appunto oggetto del mio studio, del libro del 2003, di cui dirò qualcosa a breve, perché quello è stato lo spunto che mi ha portato appunto a collaborare con Rumore. Quindi ecco, gli Egizi, i Sumeri, prime civiltà della storia, abbastanza discutibile. E ecco, però appunto quello che mi aveva animato nel mio primo libro
Il segreto di Giza del 2003, era per appunto quello di andare a investigare alcune caratteristiche che avevano colpito per appunto delle tre piramidi, del sito di Giza in generale, ma delle tre piramidi in particolare. E io in questo mio libro mi mettevo, diciamo, sulla scia di altri testi, autori ben più celebri e bravi di me, che sono Robert Bovall, ovviamente, Graham Hancock e molti altri che ho utilizzato per mettere a punto queste ricerche. Quindi anch'io fornivo una lettura in chiave archeastronomica delle tre piramidi di Giza, con alcune particolarità, ma in particolare collegavo questa lettura archeastronomica all'idea, alla teoria di Charles Epgood degli slittamenti polari. Poi dirò anche qualcosa di più su Epwood, se ci sarà tempo, perché Charles Epwood è menzionato fra i membri della lista di membri consultivi della struttura. Quando io ho visto il nome di Charles Epwood fra i membri consultivi della struttura, ovviamente potete immaginare cosa ho pensato. Una bella conferma. Esattamente. Quindi ecco, il mio primo libro del 2003 univa queste due idee, gli slittamenti polari. Hanno lettura chiave astronomica del sito di Giza, che in questa sede è troppo complesso perché ci vorrebbero grafici, non riusciamo a spiegare le cose, però l'idea alla base era che era esistita una civiltà precedente, quella degli Egizi, che aveva quantomeno progettato tutto questo e dato anche un supporto, diciamo così, di carattere tecnico per la realizzazione delle piramidi. Quindi anche io arrivavo con questo libro all'idea che c'era una storia dell'umanità più antica di quello che ci è stato detto fino adesso. Poi abbiamo visto nel tempo, sono arrivate anche altre conferme, diceva prima l'avvocato Rumor, delle datazioni radiocarbonio che spingono molto più indietro la datazione delle piramidi. Rumor ha parlato di datazioni che arrivano fino a 12.000 a.C., ma lo stesso dottor Lehner, che è un egittologo di cui non si può dire che non sia ortodosso, aveva condotto egli stesso delle datazioni, delle investigazioni di carattere radiocarbonio sulle piramidi, ed era lui stesso arrivato a delle conclusioni che non combaciavano con quella che è la cronologia ortodossa, comunemente accettata dagli egittologi. Gli egittologi oggigiorno datano le tre piramidi di Giza, grosso modo, quindi alla quarta dinastia, al 2500, a cavallo fra 2600 e il 2400 a.C., diciamo così, più o meno, a seconda delle diverse sfumature, diciamo, delle diverse cronologie. Sì. Ma le datazioni radiocarbonio ottenute dallo stesso dottor Lehner erano almeno 1000 anni precedenti. Quindi i conti non tornavano nemmeno a lui, e potete immaginarvi quanto abbia cercato di limare le cose per rendere meno pesante la situazione. Quindi, ma senza andare nel dettaglio, ci sono ancora moltissime cose che non sono molto meno chiare di quello che vogliono farci credere. E ecco, detto questo, detto quello che è stato il mio primo libro, questa è stata appunto l'occasione che ha portato l'avvocato per appunto a contattarmi, perché l'avvocato per appunto in quegli anni, parliamo quindi del 2003-2004, aveva in mano tutto questo materiale che poi è confluito nell'altra Europa, e stava cercando evidentemente persone che potessero aiutarlo a comprendere alcune cose che in quel momento gli sfuggivano. Una delle cose che per appunto mi passò allora, prima l'avvocato ha accennato a delle mappe che riproducevano delle aree geografiche, e anche disegni, schemi di planimetrie e sezioni che rappresentavano un sito e dei monumenti, un monumento che non aveva identificato allora l'avvocato Rumor. Ebbene, i disegni e questa sezione io la riconobbi subito come una sezione sulla Sfinge, sul corpo, una sezione longitudinale sul corpo della Sfinge, che rappresentava sotto la testa della Sfinge un grande vano, contrassegnato con alcune lettere, quindi ogni particolare di questo disegno riportava alcune lettere che poi nel libro spiego anche quale poteva essere il significato. Il dato importante di questa stanza sotto la testa della Sfinge è che quella sarebbe stata il luogo in cui sarebbero stati ritrovati
delle tavolette, la tavoletta di gesso, ne ha accennato prima l'avvocato, su cui erano riportate importanti informazioni che si riferivano a questa civiltà antidiluviana. E quindi ecco, questi disegni fui subito in grado di identificarli come rappresentazioni del sito di Giza, anche perché ci avevo lavorato per l'appunto per anni per produrre il mio libro. E riconobbi anche che nei disegni che l'avvocato aveva ricopiato c'era una fortissima somiglianza con planimetrie e schemi, disegni sempre del sito di Giza, che erano stati pubblicati in testi di autori esoterici occultisti negli anni 30. Un autore era Randall Stevens, un altro autore era Harvey Spencer Lewis, che è stato il fondatore di antico e mistico ordine della Rosa Croce. E questo per dire che evidentemente, visto che Rumore aveva ricopiato le piante, questi disegni che facevano parte degli incartamenti, dei documenti appartenuti a Maurice Schumann negli anni 40 e consegnati a Giacomo Rumor, questo per dire che all'interno di questa documentazione c'erano evidentemente materiali che a quei tempi circolavano in ambienti di carattere esoterico ed occultista, perché per l'appunto c'era questa stretta parentela fra i disegni ricopiati da Rumor e questi disegni pubblicati in testi degli anni 30-40. Penso che possano essere identificati quelli che sono conosciuti come la sala degli archivi, no? Sì, esattamente. Lo scopo era quello. Anche in quei testi degli anni 30, che ho detto prima, sì. Miravano tutti a illustrare come nel sottosuolo di Giza vi fosse molto di più di quello che appariva in superficie. Vi fossero ambienti ipogei, cunicoli che collegavano i diversi monumenti, la Sfinge con le diverse piramidi e così via. E per l'appunto l'idea era che nel sottosuolo di Giza vi fosse un ambiente in cui era conservato informazioni importanti. E come si diceva prima nell'anteprima del nostro collegamento, Edgar Cayce è stato uno degli autori, un veggente che ha parlato molto della sala degli archivi, della sala delle memorie, delle conoscenze antidiluviane. Egli stesso, Edgar Cayce stesso, si riteneva una discendente, una reincarnazione di un sacerdote antidiluviano, atlantideo. O anche dell'antico Egitto, se non ricordo male. Ma voglio concretizzare la cosa, questa idea, col fatto che nei documenti di Rumor si parla espressamente di questo. Cioè, i documenti di Rumor riportano, diciamo, parafrasate, sintetizzate, le informazioni che c'erano scritte su queste tavolette di gesso, ma anche su un altro reperto di cui non ho ancora parlato, che noi abbiamo nominato come rotoli di Nusaybin. Nusaybin è una città che oggi si trova al confine fra Siria e Turchia, dove era collocato sostanzialmente l'ISIS fino a pochi anni fa. E in questa città furono trovate appunto sul finire del XIX secolo dei rotoli, e l'informazione contenuta in questi rotoli, più le informazioni contenute nelle tavolette di gesso che sarebbero state rinvenute sempre sul finire dell'Ottocento nella piana di Giza, e sappiamo anche da chi, dopo lo dico, e queste informazioni messe insieme descrivono per l'appunto uno scenario di questo genere, e cioè che una civiltà antidiluviana sarebbe stata spazzata via da una catastrofe di carattere geofisico e sismico, che anzi, per come è descritta, il linguaggio adottato è un linguaggio di carattere mitologico, leggendario, perché si parla di scardinamento dell'asse, si parla di colpe di cui si sarebbero macchiati i nostri predecessori, cioè questa civiltà antidiluviana. Quindi in un linguaggio abbastanza mitico si parla di una sciagura che avrebbe colpito la terra in conseguenza di una colpa di cui si sarebbero macchiati i nostri antenati. È lo stesso concetto per cui sarebbe stata distrutta Atlantide, cioè gli Atlantidei, dicono le leggende, si sarebbero macchiati di determinate colpe e sarebbe intervenuta la catastrofe a spazzarle via. Con questo stesso concetto, che va inteso in senso mitologico e leggendario, però si vuole introdurre una realtà vera e propria di una civiltà antidiluviana spazzata via da una catastrofe che si può leggere nei termini di uno slittamento polare,
che era esattamente quello di cui io avevo parlato nel libro, nel mio libro del 2003. E si fanno anche alcuni riferimenti più precisi, uno slittamento polare che avrebbe coinvolto alcune aree del pianeta, diciamo come direttrici dello spostamento identificabili nell'attuale Pakistan, e anche questo corrispondeva con gli studi che già avevo fatto io sugli slittamenti polari in base alla teoria di Epgood. E nei documenti di rumor, per chiudere un attimo questo breve excursus, perché la materia è sterminata, non bisogna in qualche modo chiudere, nei documenti di rumor si dice che per l'appunto il sito di Giza era stato identificato come luogo in cui conservare, come tabernacolo in cui conservare l'essenza di questa antica civiltà. Quindi si dice proprio espressamente questo, e questo va proprio in accordo con quanto hanno detto altri autori riguardo, come dicevi tu, la presenza della sala degli archivi nascosta da qualche parte. E questo non solo, va anche in accordo con molte tradizioni della stessa civiltà egizia, che parlano di luoghi in cui sarebbero stati conservati i libri di Thoth, che sarebbero serviti che avrebbero contenuto le informazioni che sarebbero state utilizzate per poi edificare tutti i templi del periodo storico dinastico da parte degli egizi storici che poi conosciamo. Quindi c'è questa idea di un complesso di informazioni che sono state conservate da qualche parte, nascoste in una sala dei documenti, e che a un certo punto sono state tirate fuori per riavviare, riportare avanti la civiltà secondo quella che era la finalità originaria, in qualche modo. Ci vuoi interrompere con una domanda? Non ti preoccupare, va benissimo, mi fa piacere che tu segua il filo. Ovviamente, come al solito, questo tipo di informazioni sono sempre state tenute nascoste, anche quando sono state in parte rivelate solo ad alcuni personaggi, cioè non sono mai diventate pubbliche. Ancora oggi non credo che nessuno abbia accesso, o non so se qualcuno ha accesso a questi, chiamiamoli archivi, perché in teoria non esistono per la narrativa ufficiale, no? Esattamente. Infatti una cosa, appunto, prima avevo accennato a Kiev, poteva aver scoperto queste tavolette di gesso. Anche questa è un'informazione che non è emersa, non può emergere ufficialmente, ma diciamo che l'abbiamo scoperto noi studiando questo materiale, incrociando un po' le informazioni. Perché, ad esempio, i documenti di rumor dicevano che le tavolette di gesso sono state scoperte dalla struttura, da qualche membro della struttura, nel 1800, nella seconda metà dell'Ottocento. Ora, questa informazione messa insieme al fatto che fra i membri consultivi della struttura c'era anche un famoso archeologo, due famosi archeologi, che erano i fratelli Dixon, allora io ho cominciato a unire le due cose. Quindi i fratelli Dixon erano, nel libro, nei documenti di rumor si dice che i fratelli Dixon erano stati associati alla struttura nel 1872. Ma io, andando a vedere quali erano le attività dei fratelli Dixon in quegli anni lì, nel 1872 stavano lavorando per l'appunto nella piana di Giza, facendo alcune scoperte che sono passate anche nei libri di storia. Ad esempio, hanno scoperto uno dei condotti interni della piramide di Cheope. E allora mi sono detto, ma se le tavolette di gesso sono state scoperte a Giza nella seconda metà dell'Ottocento, abbiamo i fratelli Dixon che sono membri della lista, membri consultivi della struttura, e in quegli anni stavano lavorando a Giza, evidentemente sono stati loro a scoprire, scavando nel corso degli scavi che avevano fatto nella piana di Giza, a scoprire queste tavolette. Ma ovviamente l'informazione non è passata nelle scoperte ufficiali che hanno fatto questi archeologi. È un'informazione che è rimasta totalmente segreta, esattamente come i rotoli di Nusaybin. Non immaginatevi, se qualcuno fa una ricerca su tavolette di gesso di Giza o rotoli di Nusaybin, l'unica cosa che trova articoli miei o che parlano dell'altra Europa, ma non può trovare null'altro, perché nessun altro ha parlato di queste cose qui. Sono informazioni che sono sempre rimaste nascoste. Un'altra cosa che io ho, mettendo insieme i puntini, le varie informazioni,
che ho pensato di poter proporre nel libro stesso e anche in altri articoli che poi ho scritto in altri contesti, è una possibile identificazione più precisa di quella che è questa sala dei documenti. Perché l'idea è che al momento non è ancora, sotto la Sfinge, non è ancora stata confermata la presenza, con strumenti scientifici veri e propri, la presenza di quel locale sotto la testa della Sfinge, così come rappresentato nei disegni di Rumor. Però è vero che sotto la piana di Giza ci sono molti locali ipogei. Una scoperta piuttosto recente, una riscoperta, perché in realtà la struttura era già nota dagli anni 30, ma una riscoperta più recente da parte di Zahi Hawass negli anni 90 è quella del Pozzo di Osiride, che è abbastanza celebre. È una struttura ipogea che scende in profondità su più livelli, con diversi pozzi e diversi stadi intermedi, fino ad un livello che è ad una trentina di metri sottoterra, e che si trova, l'accesso a questa struttura ipogea, si trova grosso modo a metà strada fra la seconda piramide di Khefren e la Sfinge, lungo quella che è la via rialzata che collega il Tempio a monte e il Tempio a valle, che è proprio questa via rialzata sfiora la Sfinge e collega queste strutture. Circa le metà c'è l'accesso al Pozzo di Osiride, e in fondo al Pozzo di Osiride c'è l'ultimo locale, l'ultimo ambiente, è un ambiente molto caratteristico per la forma, perché è un vano rettangolare con una piattaforma al centro delimitata da colonne ora mosse, ma non possiamo immaginare che un tempo fossero complete. Intorno a queste piattaforme corre un canale dove c'è dell'acqua. Questa forma qui è esattamente quella dell'Osireum di Abydos, ad esempio. Ma è anche la forma del geroglifico PR, cioè se noi prendiamo il geroglifico egizio, che rappresenta il suono per, che significa poi casa, ha esattamente questa forma qui, la forma dell'Osireum e la forma dell'ultimo ambiente del Pozzo di Osiride. Ma guarda caso il suono PR, le lettere PR, sono esattamente le lettere con la quale l'ambiente al di sotto della testa della Sfinge nel disegno ricopiato da Rumor era contrassegnato. Cioè, mi ricollego un attimo perché magari il lettore si è perso. Nei disegni che il lettore, l'ascoltatore si è perso, nei disegni di Rumor che rappresentavano la sezione della Sfinge con il locale, quelli che lui ha tracopiato con la carta copiativa quando era giovane. Esattamente, dagli appunti del padre. Esatto. Esattamente. Sotto la testa della Sfinge c'era questo locale rettangolare e Rumor aveva fedelmente ricopiato le lettere che vedeva nei disegni originali. L'ambiente era contrassegnato come PR. Poi c'era la testa della Sfinge contrassegnata con altre due lettere, e che anche quelle hanno significato, ma adesso sorvegliamo, e anche un altro aspetto della pianta di quei disegni aveva altre lettere e così via. Ma in particolare quelle lettere PR, io le ho ricollegate alla forma di quel locale che si trova in fondo al Pozzo di Osiride. Quella forma di quel locale che, ripeto, richiama il geroglifico egizio che ha come suono PR e che significa casa, e che richiama la forma dell'Osireion di Abydos. E perché? E per chiudere il cerchio dei collegamenti che ho fatto, esiste un'espressione un'espressione degli antichi egizi con la quale un epiteto che era assegnato alla piana di Giza, che era per Vesir Neb Rastau, cioè per casa di Osiride, signore di Rastau, dove c'era l'espressione, la parola per casa di Osiride, signore di Rastau. Rastau era il nome degli egizi per Giza. Rastau era Giza. Quindi, per riassumere tutto questo, io ho pensato che il Pozzo di Osiride fosse effettivamente la casa di Osiride, ma casa si dice PR, e quella casa di Osiride era la sala degli archivi, che non si trova esattamente sotto la testa della Sfinge, e può essere stata un'informazione, magari un depistaggio, potrebbe essere anche stato un depistaggio, non è neanche escluso che quei disegni ricopiati da Rumor rappresentassero, concettualmente l'idea che la sala degli archivi era nei pressi della Sfinge, ma non esattamente sotto la testa della Sfinge. E quindi l'ipotesi che io comunque alla fine avanzo nel libro è che la sala degli archivi si possa, in base a tutti questi ragionamenti, questi collegamenti che ho fatto, si possa identificare con l'ultimo livello, il livello più profondo del Pozzo di Osiride, collocato appunto a metà strada, proprio al centro sostanzialmente della piana di Giza.
e lì forse qualcuno c'era già andato, forse gli stessi gemelli Dixon, fratelli Dixon, c'erano andati alla fine dell'Ottocento ed erano riusciti a reperire all'interno di questo pozzo quelle che poi appunto sono state nominate, sono nominate nel nostro libro, le tavolette di gesso. Io sono contentissima che tu abbia parlato di questo e aver avuto voi due ospiti sul mio canale, perché ho sempre sostenuto che in questa epoca è importantissimo fare eidetica, cioè collegare le discipline e smetterla di essere frammentati nei propri campi di competenza. E qui c'è stato un bellissimo excursus tra la politica, la storia, l'archeologia, la mitologia, tutto legato da un unico filo, perché poi la realtà è così, non è frammentata, non è spezzettata, ma è connessa. E solo quando uno riesce a vedere queste connessioni riesce a vedere il disegno, altrimenti si fossilizza così tanto sul dettaglio che poi perde il quadro generale e quindi non si riesce ad orientare. È un'epoca di disorientati, le persone sono tutte disorientate e non ti orienti quando non hai una visione chiara del punto in cui sei e quindi della mappa. La mappa la ottieni collegando vari punti, anche varie discipline. Quindi io vi ringrazio tantissimo a entrambi. Su te, con te, Loris, vorrei ampliare tantissime delle cose che hai detto. Scusate, io ho sempre i gatti che mi assalgono il computer quando devo fare delle interviste o delle live. Posso dare come anticipazione, come cose che a me interesserebbe approfondire, tutto il discorso delle cartine che sono rinvenute, che mostrano una... delle coste completamente diverse, esatto, da quelle che oggi noi vediamo e conosciamo, e quindi dando anche un'idea completamente diversa di profili, ma anche di comunicazioni, esatto, no? Vale addirittura per la Sicilia, per l'Italia, che pare fosse, sì, collegata a Malta, sì, eccetera. Sì, sì. Ma questo sarebbe un bel discorso che secondo me meriterebbe di essere affrontato a sé, così come... Volentieri. Il discorso del collegio dei sorveglianti, che secondo me è molto interessante, certo, 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 collega tante cose. Certo. Tu hai modo di spaziare su tante realtà e quindi se vorrai sarà un grande piacere per me riprendere a chiacchierare con te per non adesso fare una cosa troppo lunga e poi sviare, sì, dagli, sì, argomenti, sì, dal focus di questa intervista. Che, certo, certo, volentieri. Che resti insomma proprio sull'altra Europa, visto che abbiamo l'opportunità di aver parlato anche con l'avvocato Paolo Rumore, che ringrazio. Volentieri, colgo l'occasione per dire che al momento sto revisionando un po' tutti i miei studi di carattere anche astronomico su Giza, avendo scoperto anche ulteriori cose nel frattempo, e questo discorso qui quindi delle tante di Luviana, dei collegi dei sorveglianti, degli Shem Suor, quindi di questa compagine, perché per me è la stessa cosa, quindi diciamo che quello che nei documenti di Rumor viene espresso in chiave mitica, perché si parla anche lì di sorveglianti, si parla di custodi, si parla dei sorveglianti che divennero illuminati quando posero le tre piattaforme sulle rive del fiume serpeggiante. E questo è il linguaggio, capito? Le tre piattaforme sulle rive del fiume serpeggiante. Ovviamente il fiume serpeggiante fra le canne è il Nilo. Le tre piattaforme sono le basi delle tre piramidi. I sorveglianti che divengono illuminati, a mio avviso, sono gli Shem Suor, che hanno portato le conoscenze dell'età divina, di cui parlano le tradizioni egizie, perché poi ne parleremo in una seconda occasione molto volentieri. Ma questo collegio, gli Shem Suor, collegio del sorveglianti, avrebbe appunto traghettato l'informazione delle tante di Luviana fino all'età storica dell'antico Egitto, perché realizzassero quello che hanno realizzato. Tutto questo è detto con un linguaggio, per l'appunto riportato nei documenti di Rumor, con un linguaggio mitico che è estremamente affascinante, ma che si può decodificare in termini storici. Non nel senso che possiamo dire date e luoghi precisi, ma perlomeno un certo quadro, anche se ancora un po' molto sfocato, però si riesce a costruire. Ed è quello che sto tentando di fare appunto con questo nuovo libro, che potrebbe essere anche quello, non è pronto subito, potrebbe essere anche quella materia di un'esposizione successiva, ma volentieri il discorso delle carte, che è stato appunto il secondo aspetto che mi ha visto, uno dei primi aspetti che mi ha visto coinvolto appunto nella collaborazione con Rumore, identificare quali erano queste aree geografiche e tutto, quella ricostruzione per l'appunto di come sono mutate col variare del livello dei mari
e sono venuti esatto. fuori osservazioni molto molto interessanti, ma possiamo volentieri parlarne in un secondo occasione. Anche perché io avevo pseudo promesso all'avvocato Rumor di stare più o meno nell'ora e ho già sforato ben di 20 minuti, come al mio solito. E quindi per non approfittare eccessivamente della sua presenza, io vi ringrazio tantissimo. Grazie a voi, grazie Eleonora, grazie agli ascoltatori. E io vi do appuntamento a entrambi per quando sarete disponibili per approfondire altri argomenti e do a tutti l'appuntamento a uno dei miei prossimi video. Un abbraccio a tutti quanti e buona serata. Grazie. Buona serata. Grazie. Buona serata.